Buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo un grandissimo ospite, il nostro capo delegazione della Nazionale Italiana di Beach Soccer. Abbiamo Massimo Agostini in linea. Ora vediamo, dovrebbe entrare a momenti. Eccolo, il Condor italiano. Ciao Mister, Dario! Come come va? stai? Ti vedo bello abbronzato, eri al mare, eh? Sti giorni sono andato un po' al mare, anche se era parecchio che non ci andavo, però dai, un po' di sole lo prendiamo, almeno quello, dai. Hai giocato a calcio tavolino? No, mi fanno giocare. No, tavolino, tavolino. Noi ormai ci siamo dedicati al tavolino perché il football a una certa età comincia a diventare il campo grande, capito? Perché 9 per 9, 2 contro 2 comincia a essere abbastanza. Adesso sono tutti fisicati, poi vedi i ragazzotti Sì, che hanno dei è vero. quadricipiti che sono delle robe, poi saltano, fanno la tubo Ti out con i piedi. prende la carogna dopo, se no dopo è troppo oltre il limite. Oh, tra di noi si può anche giocare, ma quando giochi contro quei ragazzotti sono avvelenati, sono cattivi come a giocare. Noi giochiamo al tavolino, dai. Ascolta, Ago, allora, Vai. insieme alla Beach Soccer Worldwide, che insomma stanno facendo questa bella iniziativa dei ragazzi che stanno giocando e parlano con giocatori che hanno fatto grandissime carriere nel calcio, ci siamo preparati alcune domande che ora vorremmo farti. Va bene, sono a Allora, disposizione. la tua carriera penso che la sappiano, comunque se qualcuno non la sa, hai fatto una grandissima carriera da calciatore professionista. Vabbè, hai giocato nel Sì. Milan, nella Roma, nel Napoli, nel Parma, nelle squadre È meglio non importanti. andare a parlare perché in questi giorni ne ho fatte 3 o 4, non è bastata un'ora di trasmissione, ho dovuto staccare e ricominciare perché dopo loro ti dicono parla della tua carriera, io parlo dall'81 fino al 2003 che ho giocato nei professionisti e Certo. poi dopo hai voglia te, non riescono a farmi delle domande, mi dicono parla te della tua carriera, se parli della mia carriera mi ci vuole un giorno Parti, intero. allora te lo dico io, insomma, dai, è una delle cose più belle, comunque io da tifoso del Milan, è il fatto che tu hai giocato forse in uno dei Milan più forti, no dei Milan, delle squadre più forti di tutti i tempi, con Rui, Rijkaard, Gullit, Van Basten, giocatori che sì, Sì, insomma, tutti. in quel periodo lì io penso di essere andato nella squadra più forte al mondo. Anche se era l'ultimo anno del ciclo di Sacchi, però penso che quella squadra lì abbia stravolto il modo di stare in campo del calcio. Sapevo che era difficile ritagliarmi uno spazio importante, però ho deciso quando mi hanno proposto, io giocavo ancora nel Cesena in Serie A, a dicembre mi hanno proposto il Milan, ho accettato subito, ho fatto subito l'accordo verbale, non scritto, e l'ho mantenuto fino alla fine perché a gennaio dopo è arrivata l'Inter, ma ormai avevo dato la mia parola al Milan e sono andato al Milan, perciò sono contento di quello che ho fatto, anche se mi sono ritagliato uno spazio minimo, però devo dire che è stato un anno importante. Ho vinto 2 trofei, ho fatto le mie presenze, ho fatto tra Coppa Italia e il campionato, ho fatto 5 gol. Devo dire che eravamo in tanti. Poi io ero il vice di Van Basten, portarmi al Ecco, posto a Van Basten non era penso che impossibile. era un pochino complicata la cosa, no? Nel senso, non Sì, è che era impossibile. era impossibile. Qual Però è Ago, il ricordo però più bello che hai nella tua carriera? È vero che è difficile perché in una carriera di 20 anni ricordi ce ne sai, sono centinaia, ma quello che più bello in assoluto, che ti ricordi proprio per me che... il più bello, uno dei più belli, diciamo, che forse lo metto al primo posto, è quando dopo il terzo anno di Serie B a Cesena c'è stata la chiamata della Roma. Sai, io sono rimasto un po', non dico impreparato, però sai, ero appena il primo anno non avevo fatto quasi niente perché ero militare.
Gli altri 2 anni mi stavo ritagliando un bello spazio, giocavo titolare, avevo fatto, nei 2 anni avevo fatto già 18 gol. È arrivata la chiamata così, dalla Roma, dalla, una grande Roma, perché c'erano dei campioni del mondo, c'erano grandi giocatori. E quello è stato ancora quando me lo disse la società, il direttore, il Cavalier Cera, mi disse, va Rago, tu non sei più del Cesena, la Roma ti ha comprato. Perciò tu insieme al, al segretario devi partire per andare a firmare. Io ho detto, ma come? Già in Serie A a Roma? Ti hanno visto e ti vogliono a Roma. Lì è stata la gioia più, certo, più grande che per un giocatore che viene dalla, da una provincia piccola e dopo solo 2 anni e mezzo, diciamo 3 anni di Serie B, andare a Roma è stata una gioia immensa. Dai. Poi dopo ci sono le vittorie del Milan, la vittoria col Parma, la Coppa Italia. Ma anche le salvezze con il Cesena penso che siano state un'emozione allucinante. No? Nel io col Cesena ho fatto 2 anni di Serie A, 2 salvezze, ho fatto 24 gol. Ho fatto 2 volte in doppia cifra e poi l'ultima... L'ultimo anno della salvezza, all'ultima giornata, ho fatto gol io col Verona 1-0 e quel giorno lì sapevo che poi andavo al Milan, capito? Perciò si è chiuso il cerchio di tutto. Ho salutato dopo la partita nel mio stadio, che io ci ho giocato da quando c'erano i tubi innocenti, poi dopo hanno fatto questo, quel bello stadietto che c'è ancora. Dino Manuzzi si chiama, Dino, no? Dino Manuzzi, adesso si chiama Oro Gel Stadium. Che ok, hai cambiato, sì. È stata una gioia incredibile perché salvezza del Cesena, gol mio, l'acquisto del Milan, perciò si è chiuso tutto un cerchio, c'è stato un arrivederci, perché dopo io sono tornato. Certo. Anche quella è stata una gioia immensa, capito? Poi la classifica capocannoniere in Serie B con l'Ancona, il ritornare... A 30 anni passati, già ancora in un grande club come il Napoli, e segnare ancora dei gol, anche quelle sono state delle belle soddisfazioni. Dai. Ne ho visti l'altro giorno, mi facesti una doppietta, non mi ricordo con chi, facesti due grandi gol col Napoli, l'hanno girato su YouTube. Col Bari che c'era Fontana in porta. Sì, facessi due grandi gol. E quindi, Ago, comunque, dopo una carriera del genere, che comunque io dico sempre, chi vuole può andare su YouTube o su Wikipedia, al modo d'oggi uno le cose le vede, le guarda, come l'hai conosciuto il beach soccer? Cioè, che è successo? Come hai iniziato a giocare? Ti dico subito, ma è stata una cosa nata così, perché c'era nel 2002, io ero a Forlì ancora in C2, per me era l'ultimo anno dei professionisti, perché avevo già 30, mi sembra, 30, 32, no, 34, 34 anni avevo, anche di più forse. Ed era l'ultima, diciamo, l'ultima della Serie C. Ho detto, c'era il rinnovo della Ventaglio, che voleva mettere su una nuova nazionale, dopo Massar, dopo tutta la gente qui. Sì, sì. La Ventaglio, con il padrone così, ha detto proviamo a fare una nazionale nuova e chiamiamo un po' di giocatori. Allora a me mi hanno chiamato, io giocavo ancora a Forlì. Professionista. Nei professionisti. Mi hanno chiamato per andare a fare questo torneo a Liegi, in Belgio, in un palazzetto, e si doveva andare via giovedì, venerdì, sabato e domenica. Perciò io ero ancora in... Cioè, quando me l'hanno chiesto, io ho detto, vabbè, dai, io chiedo al mister se mi fa venire, vengo volentieri, tanto per me è l'ultimo anno. Io il martedì, mi sembra, alla ripresa degli allenamenti, ho chiesto al mister, gli ho detto, guarda mister, devo andare a fare un torneo di esibizione a Liegi, di beach soccer. Di beach soccer mi fa, ma se stai giocando ancora a calcio? Io ho detto, a me non mi interessa, ho detto, guarda, io voglio provarlo, intanto il prossimo anno se giocherò nei dilettanti, perciò non mi interessa, qui stiamo facendo bene. Lui mi ha detto, guarda, vai tranquillo, se tu hai tutta questa voglia,
vai a provare sto beach soccer, poi dopo lunedì ci rivediamo e mi dirai com'è andata. Siamo andati a Liegi, era una cosa sperimentale, tutto quanto. Abbiamo perso tutte le tre partite, però io ho fatto 12 gol, ho vinto la Coppa Capocannonieri e da lì mi è piaciuto, mi è entrato dentro. Ti sei divertito. Mi sono divertito, poi. Faticoso, però mi sono divertito. Perché, poi probabilmente perché... eri anche dotato, nel senso. Sì, perché tutti... dopo, sai, rovesciate, acrobazie, poi dopo lì io ho fatto quasi tutto in rovesciate, capito? Perché sapevo giocare così, perché ancora non sapevo giocare, me l'alzavano, stop di petto, bim bum. Bravo, perché ci sono stati altri giocatori di Serie A che hanno provato il beach soccer, però c'è chi era un pochino più portato e chi era meno portato. Tettere, chi ti ricordi per dire che c'era Cantona? Cantona era forte, era un giocatore c'era forte. Cantona era forte perché era massiccio, se l'alzava bene anche lui. Ma io penso uno dei giocatori, i due giocatori nel periodo che c'ero io, uno è Hernani, quello del Portogallo, il difensore. Lui a livello difensivo in quella disciplina l'aveva capita subito, perché in parte sapeva marcare e sapeva stare sull'uomo, potevi fare quello che volevi, ma un giocatore di grande qualità e sapeva far gol. Un altro che secondo me è forte, forte, è il portiere della Spagna, Roberto. Ah, ok. Lui sì. Era un giocatore, lui giocava a calcio. Lui si è adattato subito alla sabbia. Poi come ha fatto Scalabrelli con noi? Scalabrelli con noi ha fatto un anno, ha vinto l'Europeo nel 2005, è stato il miglior portiere d'Europa e si era adattato subito, portiere incredibile. Poi ci sono stati altri giocatori, Tresoldi, anche lui, giocatore di Serie A, campione d'Europa, però... ha fatto molta più fatica lui, perché sulla sabbia, se non sei abituato... Non è facile. Ha provato Orlandini a venire con noi a giocare sulla sabbia. È venuto a fare un torneo, poi dopo non si è più presentato, perché, sai, quando la sabbia è difficile. Devi avere la voglia di lavorare, di sudare, di sapere che quando vai a giocare con 34 gradi la sabbia scotta, devi certo. Soffrire un po'. Devi ancora avere voglia di soffrire dopo aver fatto una grande carriera, devi divertire. E non tutti sono, no, bravo. E non tutti sono Ago, adatti. Ago, Hernani, ci hai giocato anche nei Cavalieri del Mare, ora io non ricordo. Maser. Ah. Però Maser, con... Eravamo io e Maser i due giocatori, cioè... quelli più rappresentativi. Dopo c'era Fruzzetti. Tra l'altro i Cavalieri del Mare avete vinto degli scudetti, delle supercoppe. Abbiamo vinto i primi due anni, 2004-2005, lo scudetto e la supercoppa italiana. Subito. Dopo io mi hanno fatto smettere perché è una regola proprio che non ci sta. Secondo me in uno sport come il beach soccer non ci sta. Se tu dai il patentino, in quegli anni, se tu davi il patentino da allenatore, da professionista, dovevi smettere di giocare nei dilettanti. Sì. Peccato. Questo qui me la fa, mi ha fatto smettere. C'è ancora questa regola? Ma penso di sì, perché queste qui la prendono dal calcio e mi ha fatto smettere il segretario della Vastese, perché noi con i Cavalieri del Mare dovevamo andare a San Benedetto a fare la tappa e io ho dato appena l'esame di seconda categoria di professionismo. E quando sono venute fuori le liste dei promossi c'era anche il mio nome. Lui, questo segretario qui a San Benedetto, è andato dalla commissione, non so, lì dall'organizzazione, sì, ha detto: Agostini non può più giocare a bisoccia perché lui è allenatore professionista. E io da quel giorno lì ho dovuto smettere di giocare. Ago, vuol dire che eri forte, perché sennò ti continuavano a far giocare. Io ero stato inserito da... Vabbè, a me me lo chiese Mambelli di andare in nazionale, di portare un pochettino di nome, roba così. Ma io lo facevo perché mi piaceva e avevo voglia di giocare. Certo. Però uno che ti... E dovevamo far crescere questo sport qui. Ma io lo scopo era farlo crescere. Poi dopo tu arrivi, metti in atto una regola che secondo me non ha senso in uno sport ricreativo, perché... in quel periodo lì era uno sport ricreativo. Sì. Okay. Ricordo bene. Tu sei arrivato, mi hai detto Agostini non può giocare. Allora io gli ho detto, scusate, ma avete rincorso per 2-3 anni, io sono venuto, sto giocando, stiamo facendo di qua di là. E poi non adesso, mi fate più giocare.
devo smettere di giocare, devo fare l'allenatore. Difatti, dopo io in nazionale però potevo giocare, solo in campionato non potevo giocare. Tu pensa, Mago, ma l'anno dopo il Forlì, te hai iniziato subito con la nazionale, se non mi sbaglio. No, facessi... ho iniziato 2004, perché il 2003... Ah, però facesti una grande stagione, vero? Facesti 28 gol, però non potessi andare al mondiale perché ti facesti male. Sì, ora io ho letto un po' le cose. Sì, ma racconti. Quello... Io iniziai anche l'anno prima, perché l'anno prima c'era la Ventaglio e quell'anno lì, tramite Nando, Mambelli, si erano uniti Lega Dilettanti. Ma ancora si giocava con le maglie Ventaglio. Sì. Lì, dopo, nelle finali a Monte Carlo, Mambelli, Nando, hanno fatto un po' di... No, casino. Volevano giocare con le maglie della nazionale. Ufficiali. Ufficiali. Le finali europee a Monte Carlo. Da lì è successo un casino, la Ventaglio non voleva, alla fine, dato dalla federazione, dal presidente che era Tavecchio, ha detto no, noi non giochiamo con le maglie del Ventaglio, giochiamo con le maglie della nazionale. E da lì è successo un po' di casino tra di loro, la Ventaglio ha strappato il contratto ed è uscita. Dal 2004 è entrata la Lega Dilettanti sempre. Io ho feci una bella stagione, perché io feci due stagioni da giocatore. Feci 48 presenze e 55 gol. Poi dopo ero arrivato all'età ormai di prendere una decisione. O giocare, perché io quando abbiamo vinto l'Europeo, io ho fatto giocatore allenatore, perché sì, quell'anno lì Pasculli era il CT, ma dopo ha trovato squadre in Romania e ci ha lasciato a piedi. E Mambelli mi chiese a me di prendere in mano la squadra come giocatore, allenatore. E io sinceramente all'inizio ero un po' così, volevo dedicarmi solamente al gioco. Poi dopo... A giocare, perché ti divertiva. Sì, mi divertivo, mi piaceva. Poi dopo, visto che non trovavo nessuno voleva venire nel beach, ho detto vabbè, proviamo, facciamo allenatore e giocatore. Tanto i ragazzi mi conoscono, mi stanno a ascoltare. E alla fine abbiamo fatto tutte le tappe. Abbiamo vinto la tappa a San Benedetto, abbiamo vinto la tappa a Cervia, abbiamo vinto due tappe europee in Italia da noi, bene, fatto bene. Poi siamo andati a Marsiglia nel luglio del 2005 a fare queste finali, abbiamo battuto i padroni di casa, la Svizzera, la Germania, e alla fine col Portogallo abbiamo vinto ai rigori. È stato, e poi ti dirò, una squadra come la nostra, che era alle prime armi, come giocavamo noi giocavamo il classico 3-1, capito? E si cercava sempre di stare... Ah, all'italiana, tutti dietro. No, ma perché ancora non sapevamo, vedevamo giocare le altre che giravano bene, però... E per noi era difficile girare il 2-2 oppure invertirsi i ruoli. Certo, no? Certo. Giocavamo con gli inserimenti e noi, o io chi era caro tenuto di qua di là, giocavamo l'uno contro uno con il difensore e facevamo salire il nostro comando. Ma però quando giocavamo l'uno contro uno eravamo delle sentenze, noi eravamo delle sentenze, capito? E da lì questo nostro tipo di gioco, ti dirò che a livello difensivo eravamo tosti, bene, bene. Però alcuni movimenti dei giri degli altri facevano fatica, perché io in quel periodo come attaccante non è che rientravo molto. Perciò delle volte l'avevo scoperto anche, e quello lì è stato un po' la pecca. Dopo ho capito molto, però ti dico, nella finale, Dario, noi il terzo tempo perdevamo 5-1 col Portogallo. Perciò contro quel Portogallo lì, secondo me, era impossibile. Ho detto, va, sto giro, la finale ormai. Dopo mi è venuto, a fine del secondo tempo, ho visto Scalabrelli molto nervoso, arrabbiato con la panchina, ha fatto un cinema. Io l'ho preso, l'ho cacciato fuori. Ho messo dentro Rasulo. Il terzo tempo ho messo dentro Rasulo, ho detto, non me ne frega niente. Tanto stiamo perdendo 5-1. E ti dirò, quel cambio lì ha invertito la cosa. Da 5-1 siamo arrivati, che ho fatto poi gli ultimi due gol, li ho fatti io, siamo arrivati a 5-5 a 9 secondi dalla fine. Però lì, Ago, dopo lo vinceste ai rigori, quell'europeo lì, te sì. Però lì era allenatore e giocatore. Dopo
il grande giro, l'opportunità comunque di fare l'allenatore l'hai riavuta, ti sei tolto anche delle soddisfazioni. No, ma dopo comunque... io l'anno dopo ho fatto solo l'allenatore. Quando siamo okay. Quando abbiamo fatto l'europeo, che siamo arrivati terzi, poi siamo andati al mondiale, cioè siamo andati, abbiamo vinto l'europeo, poi siamo andati a fare il mondiale. Io okay. Da lì mi sono staccato e ho fatto solo l'allenatore. Lì ho fatto 2005-2006, poi dopo ho avuto una mezza discussione con Cosentino a fine del mondiale, perché ti dirò, siamo stati eliminati nel girone perché mi mancava Caro Tenuto, mi mancavano, mi sembra, altri 2-3 giocatori. Ho portato con me, con la squadra, perché c'erano tre opzioni: Sansonetti, Ahmed e Gianmaria Sacchi. Queste erano le tre opzioni. Sacchi non è voluto venire perché l'ho portato alle isole Riunione a fare il torneo. Siamo arrivati in finale, abbiamo perso contro la Francia. Ha visto che il livello era troppo alto per lui a livello internazionale, si è tirato indietro. Alla fine a Bari c'era Sansonetti che giocava, ho portato lui e Ahmed come attaccanti. Tu pensa, cioè due ragazzi che non avevano mai fatto una partita a livello internazionale, li ho portati a Rio de Janeiro. Abbiamo fatto il mondiale, siamo usciti nel girone, io un po' mi sono arrabbiato, ho avuto un po' da discutere con Cosentino sull'aereo di qua di là, alla fine hanno dovuto fare una scelta e la scelta tanto ricade sempre a favore del presidente del Bissocche, che in quel periodo era Cosentino, e Tavecchio ha allontanato me. Purtroppo sono stato fuori 8 anni, ma tranquillamente, perché io volevo tornare anche a fare un po' di calcio, a fare calcio, allenare. E dopo ho fatto un po' di cose, ho fatto Primavera Cesena, Serie A femminile, ho fatto un po' di accademia in America, fino a quando il 2015 non mi ha richiamato il Club Italia. Esatto, che noi bene ricordiamo, il tuo esordio da allenatore fu subito la vittoria a Pescara, ai Giochi del Mediterraneo. Poi facemmo una grande qualificazione, facemmo anche un grande mondiale alle Bahamas, Ago. Peccato, sì, poi... per il terzo e quarto, il Brasile in semifinale obiettivamente era troppo per noi a quell'epoca. Sì, io l'ho detto anche ieri sera con i tuoi amici di Napoli, che secondo me abbiamo incontrato forse in quel periodo la squadra più forte. Sì. In quel momento a livello di forza, a livello di gioco. Erano fortissimi. E di maturità. E io dico che la finale alle Bahamas è stata quella lì, è stata Italia-Brasile, secondo il mio punto di vista. Poi dopo, per un tempo e mezzo, abbiamo detto la nostra, bene bene, anche a livello agonistico, a livello di ritmi. Poi dopo io l'ho detto sinceramente, se contro il Brasile di quell'anno lì fai degli errori, certo, a livello tecnico, perché ci stanno? Non è, perché sicuramente contro una squadra così, devi soffrire, devi cercare di mantenere il più possibile magari il risultato. Poi dopo... Esatto. Devi sperare che loro sbagliano qualcosa. E loro quel giorno lì effettivamente non sbagliarono niente. La finale dopo lo dimostrò che vinsero 6-0 con Tahiti. 6-0 facile, perché facile. Questo tempo hanno smesso. Questo succede perché la voglia, la smania di star facendo bene in quel momento, di dire cazzo gli stiamo bene, li stiamo mettendo in difficoltà, eravamo 2-2 a metà del secondo tempo, stava 2-2, poi dopo è normale che ti viene la voglia di andare in cacciare, di fare. Loro queste cose qui è il loro pane, se tu sbagli loro ti puniscono. Loro hanno vinto quella partita lì sui nostri errori, i nostri sbagli, perché se noi soffriamo come abbiamo sofferto a Jesolo contro la Bielorussia, ti ricordi la partita, certo, importante che abbiamo vinto 2-1, che siamo 2-1. Siamo stati tre tempi che ci vuole lì, e Gabriele, bravo, che siamo stati tre tempi lì a tenerli, e poi dopo gli abbiamo dato la... Noi invece di là al mondiale c'era questa voglia di dimostrare, di far vedere che eravamo forti anche noi. E purtroppo abbiamo peccato un po' di inesperienza, però quell'anno lì a Jesolo un mondiale spettacolare. Anche secondo me, quell'anno lì a Jesolo, tra l'altro,
arrivammo all'Europeo a Catania, ti ricordi, Ago, che arrivammo bene, poi dopo Gori si infortunò, che si stirò il quadricipite, poi abbiamo avuto il problema col papà di Corosiniti. Corosiniti, il papà, noi abbiamo fatto... Peccato, sì. La partita col Portogallo mancava Corosiniti e Gori. E Gori. E per poco vinciamo la partita. E meno male siamo stati bravi, no noi, ma l'entourage, insomma voi, a far sì che Gabriele si fermasse, perché dopo la settimana dopo, ti ricordi, da Catania volammo a Jesolo per le qualificazioni al mondiale, bravo, che se Gabriele si strappa eravamo mezzi rovinati, però. Amo, se c'era il protocollo che c'era adesso, Gori, se stava male a Catania, andava a casa. Noi il protocollo non l'avevamo fatto col dottore, abbiamo trovato un compromesso vedendo che fra dopo 10 giorni c'era le qualificazioni mondiali a Jesolo. Abbiamo detto cerchiamo di lasciarlo libero adesso, lo curiamo e poi dopo a Jesolo vediamo cosa succede. E difatti mi ricordo bene. Bravi, è stato bravo lui. Abbiamo fatto una grande qualificazione. Tra l'altro una grandissima atmosfera, ti ricordi, Ago, a Jesolo? Siamo bravo. Stati veramente bello. Tifosi spettacolari, il posto, bello. Devo dire, una tappa veramente eccezionale. Poi noi eravamo in un hotel dove ci hanno dato a disposizione, io penso, tutto. Non ci è mancato niente, lì è stato bravo Nando. A organizzare tutto, a fare tutto, dai, bene. Però voi prima di quello avete fatto un'altra finale a Belgrado. Abbiamo perso la finale con Portogallo, dell'Euroliga. Anche quello era una tappa importante, siamo arrivati fino alla finale. Ma devo dire che il nostro percorso di crescita, io penso che dal 2015 al 2017, è servito, secondo me, poi per dare il salto al 2018 per vincere quello europeo, capito? Per crescere la maturità che avete preso voi in quei 2 anni e mezzo. No, ma io Ago, ti ricordi dopo quando decisero di fare allenatore Emiliano, che ci sentimmo, che io volli fortemente che tu rimanessi comunque nel nostro giro, no? Nel nostro ambito. Ricordi che ci siamo sentiti? Perché io penso che comunque da parte di tutti i ragazzi ci sia rispetto, stima nei tuoi confronti, ma soprattutto che ti vogliono bene. Ti voglio bene come persona, capito? Ti stimano proprio come persona. Quindi anche la tua figura all'interno del bice è una figura importante, perché comunque anche una persona, no? di 50 anni, perché hai 50 anni, che ha giocato nel Milan, che ha giocato nella Roma, che ha fatto una carriera così, ha una passione per uno sport insieme a dei ragazzi, insomma, ti fa anche onore, è una cosa bella, no? Visto tante volte noi ci fermiamo e ti chiediamo com'era Van Basten, cioè a noi piace questa cosa qui. Ma a me mi ha fatto piacere, perché io, se vi ricordate, su WhatsApp nel gruppo avevo mandato il saluto di addio, perché era arrivato un po' tutto così all'improvviso, perché io non pensavo in quel momento, dopo il terzo posto a Terracina dell'Europeo, così di essere sostituito, ma non capisco nemmeno, sono state delle motivazioni un po' strane. Io ho dato quel giorno lì, feci il mio comunicato, nel senso, perché sapevo che non sarei tornato indietro. Poi dopo i vostri messaggi, un po' di qua, un po' di là, quello che era successo, certo. Costa Curta ha voluto capire un attimino la situazione, mi ha chiesto a me cosa se volevo, perché mi era stato proposto di fare da vice a Emiliano, però io per rispetto di Emiliano non avrei mai accettato, perché tra le altre cose Ago, l'Europeo a Terracina facemmo un grande europeo. Io sbagliai un gol alla fine in semifinale contro la Russia, che probabilmente avremmo scritto. Lì sono stati gli abiti, non te, tu lì ci può stare, però non ci è andato un rigore su Marinai. Ago, ti ricordo che quella semifinale con la Russia abbiamo avuto Gabriele squalificato, perché comunque è anche nella fortuna, è una fortuna nel senso, anche un allenatore, no? A volte si trova a giocare una partita importante senza Gabriele Gori. Bravo, è normale che a volte... Comunque, detto questo, ti dico, oltre me, no? Che
Chi è stato il giocatore più forte italiano che ti ricordi, oltre a me, chiaramente? No, te. Io penso, ho seguito un po' il tuo percorso da quando sei entrato, mi sembra 2010, quando tu sei entrato. Sì, 2010. Prima del Mondiale di Ravenna tu sei entrato. Sì, sì. Sì. Io il Mondiale a Ravenna l'ho visto, perciò tu sei entrato, hai fatto un percorso di una crescita in questo sport incredibile. Giocatori forti che ho giocato e ho visto in questi anni, uno è Caro Tenuto, che ha preso il mio posto, nel senso dopo che io ho smesso lui ha iniziato. Roberto Pasquali, che secondo me, io parlo di italiani, Sì, dopo ti chiedo anche gli stranieri. Roberto Pasquali, che era un cane sciolto in mezzo all'arena, però era un giocatore, sì, di cuore, un giocatore... È vero, me lo ricordo, è vero. Era dinamico, era tutto. Poi un giocatore, secondo me, di qualità tecniche, al di sopra un po' di tutti, Frusetti, Gianni. Gianni. È stato uno dei giocatori, penso, che in questo sport qui giocava con una tranquillità, con una intelligenza impressionante. Poi ultimamente tra Gori, te, uno dei miei pupilli, il Nanetto Marinai, il ragazzino che io quando l'ho portato in nazionale o a Terracina, a Palmaci, Ecco, era un... Palmacci, io sapete tutti, no? Che per me Gori è il giocatore più forte del mondo. Però Palmacci, voglio dire una cosa su Paolo Palmacci. È stato un giocatore di beach soccer che ha giocato per 15 anni, ha toccato tutte le aree del beach e Bravo. ancora oggi è un giocatore a volte determinante alla soglia di 35-36 anni, gli anni che ha Bravo. Paolo. Perché E lui... soprattutto... È un ragazzo umile, perché anche quando io sono entrato i primi anni, che lui aveva già 3-4 mondiali alle spalle, non ti ha mai fatto sentire il peso e ti ha sempre aiutato in ogni situazione. Per me Palmacci è sempre stato un esempio su questa cosa qui. Come altri, attenzione, sto parlando di Palmacci, lo stesso Corosiniti, ti sto parlando gli ultimi 7-8 anni di gruppo, è stato un gruppo spettacolare su tutti i punti di vista. Bravo, hai detto una cosa giusta, perché Paolo è stato bravo negli anni a mantenersi sempre, parte nel ruolo di pivot, di quello che è l'ultimo terminale, però è stato bravo anche, perché ha le caratteristiche, essere stato bravo a cambiarsi anche il ruolo Sì, 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 sì. Per per aumentare ancora di più le sue stagioni nel beach, capito? E devo dire capire che quanto è Paolo... forte Palmacci bisogna giocarci insieme. Io mi è capitato delle volte di fare dei movimenti e la palla arriva sempre. E poi io ti devo dire, adesso non è perché poi c'è un altro giocatore che io l'ho allenato che aveva 16 anni, era un ragazzino, lì a Terracina, che è Fraino. Vabbè, si parla di giocatori che hanno Fraino, io 200 partite. quando sono entrato, per me Fraino con me, quando io ero allenatore OCT, con me Fraino era sempre convocato, perché a me non mi interessava se era più scarso di uno o dell'altro, ma... Come ragazzo, come ragazzo di gruppo per stare insieme agli altri, era e poi era umile, timido. Ma infatti Ago è in camera con me, perché io sai che sono un po' Sì, bisogno di sì. uno come Fraino in camera che mi gestisce un po', capito? Io me lo sono, dai, E lo sono invece, cresciuto a 16 invece, anni. invece, invece Ago di straniero che è? Dimmi un nome. Devi dire il giocatore che un domani quando sarai nonno racconterai il giocatore più forte che ho visto di beach soccer straniero. Un nome. Io te ne posso il più forte Lo che ho visto so, io. tutti ne possiamo dire tanti, però uno diciamo Io che dici. tre, vabbè, tre. Uno, quello a livello europeo, anche un po' mondiale. Io dico Masia perché io l'ho visto dal 2000, 2001 a giocare, che era un ragazzino, ma era una ruspa, Una ruspa. in campo. Era un giocatore. Con una facilità di calcio, raso terra al volo e poi una velocità Bravissimo, incredibile. bravissima persona, rispettoso, umile. Sempre. Non ha mai fatto anche lui pesare il peso della sua bravura. Cioè, è veramente un grande simbolo. Infatti, il Portogallo se lo tiene ben stretto anche a Poi livello
societario. Bravo, bravo. Ma dovrebbe essere così da tutte le parti. Giocatori di un certo livello, di una certa caratura, secondo me, dovrebbero stare in federazione. Ma infatti ce l'hanno, infatti immagino lavorare ce l'hanno già messo. Lavorare per far crescere. Certo. Poi io ti posso dire come secondo gradino, ma non... C'è Amarelle. Amarelle, certo. Io ho avuto la fortuna di giocare in quell'epoca di Amarelle, Mager. E poi a livello mondiale io penso che non ho mai visto fare cose a quel livello con Jorginho del Brasile. Certo. Io gli ho visto fare la bicicletta con la palla sulla sabbia, saltando l'uomo in corsa, facendosi la bicicletta, come fuga dalla vittoria, sì. Ma sulla sabbia. No, lo so. Bicicletta, pallonetto all'avversario e poi calcio al volo, gol. Io ho delle cose... ma ho detto, per me è impossibile farlo. Come ho detto, questi sono dei maghi, dei fenomeni. Questi sono i giocatori che nel beach soccer hanno fatto fare una crescita, secondo me, importante a livello strutturale, a livello mondiale, perché di immagine, perché ancora oggi Amarelle lavora per la FIFA, per la Worldwide. Jorginho ha girato fino, mi sembra, a 40 anni a giocare anche. Sì, gioca ancora a volte Jorginho, bravo. Secondo me il B-Soccer ha bisogno di questi giocatori, però io penso che prima devono, la struttura si deve adeguare meglio, secondo il mio punto di vista. Un campionato in Italia, che è uno dei più belli, uno dei più importanti, non può essere fatto ritiro a maggio e giocare giugno, no, metà giugno la Coppa, poi fine giugno, luglio, agosto e poi finisce. Dovrebbe durare almeno 4-5 mesi, 6 mesi. Anche perché in Italia, Ago, dai primi d'aprile a fine di ottobre le temperature sono piacevoli, si può giocare, no? Nel senso... Ma io penso che tu quando inizi a programmare la stagione ad aprile e la finisci a ottobre, allora cominci a vedere un beach dove anche le sponsorizzazioni, la televisione, certo. Ma anche le società, perché le società dopo non chiudono. Perché se tu finisci ottobre, c'hai tre mesi che stai fermo. Certo. Poi dopo devi ripartire, programmare. Bravo, perciò la società deve stare attiva. Non puoi che tu finisci ad agosto, chiude la società, tu sei un giocatore che può andare dove cavolo gli pare. Cioè, nel senso, tu l'anno dopo vai dove ti pare, non sei vincolato, nel senso, dire. Invece, giusto, sono... secondo me, per fare anche una cosa, e poi ti dico l'ultima e chiudiamo. No, dopo ti faccio l'ultima domanda no, io. No, chiudiamo poi... questo argomento qui. Ti dico l'ultima. Se tu non fai una seconda squadra, l'Under 18, per far crescere un po' di giovani, per dare un serbatoio a voi, prima squadra, o alla nazionale, noi saremo sempre in queste condizioni qui. Il B-Soccer sarà sempre in queste condizioni qui. E questo rimarrà uno sport dilettantistico. Spero, è un messaggio giusto quello che dai. Penso che comunque le federazioni ci stiano lavorando su questa cosa qui. Poi, visto le tempistiche sono lunghe, però speriamo. Comunque, Ago, ti devo fare l'ultima domanda perché siamo fuori tempo. Vai. Anche se saremo stati a chiacchierare, tanto noi chiacchieriamo poi quando siamo in ritiro. Fino a domani. Fino a Iosa. E chiudiamo con il ricordo più bello che è del beach soccer, che i nostri spettatori magari piace sentire. Il ricordo più bello è, vabbè, io ritorno indietro al 2005 perché è stata il primo trofeo importante per la federazione. E alla vittoria finale mi ricordo, dopo il rigore di Roberto Pasquali, la gioia più bella che io ero in ginocchio a piangere, tutto il gruppo, anche Cosentino, Nando, mi sono venuti tutti a mucchiarmi, ad abbracciarmi. Quello è stato, per me è stata, cioè, la vittoria è sempre una vittoria sempre... anche personale per quello che abbiamo fatto in quei mesi, perché è stato
al primo colpo, e poi non, non solo da, allenatore, da giocatore allenatore, vincere un europeo è stato bello. Quello è stato, poi dopo, sai, i ricordi freschi sono la vittoria dell'europeo. Ad Alghero, abbiamo vissuto anche lì, in Italia. Anche lì, Ago, abbiamo vissuto delle emozioni clamorose. Dai, La vostra gioia, ho visto voi, perché io l'avevo già vista quella vittoria lì, l'avevo già vista. Ma vedere voi, dopo tanti anni che ci provate, e non riuscirci, vedere quello che facevate al fischio finale, se ve lo rivedete, quello che avete combinato, è la gioia più bella, vedere degli atleti, dopo tanto duro lavoro, fatica, incazzature, mandarsi un po' a quel paese. Certo che ci sta. Vincere come abbiamo vinto noi, soffrendo, perché in tutte le partite abbiamo sofferto, però alla fine abbiamo vinto tutte le partite, anche ai rigori alla finale con la Spagna, è stato bellissimo. È vero, io confermo. E penso che, ti dico la verità, è stata veramente una bella chiacchierata, ma io questo già lo sapevo, infatti quando la Laura mi ha chiesto di fare questa cosa qui, ho detto volentieri. Ti ha fatto piacere, lo so, infatti quando me l'ha detto mi ha detto, ma di Agostini, ho detto, Ago è appassionato di beach soccer e gli piace, gli fa molto piacere, quindi io ti ringrazio in nome di tutti, comunque anche da Beach Soccer Worldwide, e tanto poi noi ci sentiamo questi giorni, Ago, e ti saluto e ci vediamo presto, spero di vederci, che ci vediamo presto su qualche bella spiaggia italiana. Grazie a voi, è stato un piacere, Dario. Grazie alla Worldwide Beach Soccer. Ciao, Ago. Molto volentieri. Ciao a tutti. Ciao, Ago, grande. Ciao.